Siamo a Pradibotte, che è la frazione che è stata direttamente colpita dall'alluvione. Possiamo vedere che c'è a poche decine di metri da noi l'argine del fiume Frassine, proprio la parte che è crollata. Oggi è stata una giornata molto importante per gli abitanti della frazione, poiché c'è stata anche la visita del vescovo che ha dato delle parole di conforto. Abbiamo visto le persone commosse, le persone che da sole hanno cominciato, di loro iniziativa, hanno cominciato a liberare dal fango le loro case, le loro strade, hanno cominciato anche a rimettere a posto la chiesa, che per una piccola comunità è un luogo molto importante di aggregazione sociale e di vita civile. Abbiamo trovato delle persone veramente stupende, con una grande voglia di ricominciare a vivere e di dimenticare questi brutti momenti. Quanto può aiutare la fede per superare questi Ma certo, problemi? la fede è sempre una speranza grande perché la fede ti fa affrontare le prove della vita sempre con fiducia e speranza, che fa parte della vita, cioè non. E dove però la fede non è che non veda anche le responsabilità, perché Dio ci ha dato la libertà e i talenti, la libertà vuol dire responsabilità, quindi non è che la fede ti dice, ti dà la forza e tutto, però il Signore dice anche date da fare. L'acqua giovedì ha cominciato a defluire. Voi come vi siete mobilitati? Il comune, la protezione civile è andata ad aiutare le persone di Medianino San Vitale perché avevano più emergenza di noi. E noi con i gruppi di volontari ci arrangiamo nelle nostre vie, aiutare i vicini più bisognosi, quelli che hanno l'acqua in casa o comunque quelli che hanno disagi, le persone anziane, la chiesa, perché a nessuno interessava, però bisogna anche sistemare la chiesa, è un bene di tutti e se tutti diciamo farà qualcun altro, qua sarei ancora in mezzo a melma. È appena stato qua il vescovo. Quanto importante è stato e che emozioni vi ha suscitato? Beh, sta veramente emozionante perché vuol dire che comunque la Chiesa non ne abbandona. Però adesso bisogna vedere che se dalle parole arrivano i fatti. E comunque sì, come credente sta veramente importante che sia venuto il vescovo qua da noi altri a vedere come che si va qua attorno. Speriamo bene, speriamo bene.